Bleiben Sie ruhig. Bitte, Frau Einemann. Ja. Die Patientin kommt jetzt in die Maschine. Sie ist jung. Scheint sehr erweitert. Ist jemand für Frau Heinemann da? Meine Mutter. Und wo ist dein Papa? Mein Vater ist tot. Er ist schon lange tot. Auch kein Onkel oder sonst ein Verwandter? Nein. Meine Mutter und ich sind allein. Also, Herr Doktor. Was habe ich? Perché il dottore mi ha chiesto di mio padre? No, non si dice così. Devi dire perché il dottore mi ha chiesto di mio padre, non mi ha chiesto. Non capisco come sei riuscita a passare l'esame d'italiano. Perché il mio maestro non sa l'italiano così bene come lo sai tu, Muti. Eh? Allora, che voleva il dottore da mio padre? Dirgli l'esito degli esami che mi hanno fatto. Dirgli che sto bene. Che non ho niente di preoccupante. Andiamo a casa. Oh, ho dimenticato l'ombrello. Che bello, mi piace la pioggia. Sì, anche a me piace. Ma quando siamo a casa? Ridi sempre su queste fotografie, come mai? Avevo 10 anni di me. E c'era anche tanto sole. È vero che il sole italiano è più grande di quello tedesco? Sì, è più grande. Perché è più vicino.
Voglio vedere la fotografia di mio padre. Tieni. Qual è mio padre? Attento. È il più dolce, il più romantico, il più tenero, il più allegro, il più bel ragazzo italiano che abbia mai conosciuto. Eros, lui. Quello che è morto. Sì, lo so, Alex. Ti ho detto tante bugie su tuo padre, che era partito, non sapevo per dove, che era meglio dimenticarlo. Ti ho detto anche che forse era morto. Ma perché? Ne hai sentito la mancanza? Ne abbiamo fatto a meno, signora, no? Io stavo bene sola con te. Non mi bastava, mio piccolino. Anche a me basti solo tu, Muti. Sì, certo, adesso. Perché sei ancora bambino. Ma tra qualche anno... Purtroppo io non ho considerato... Insomma, che saresti cresciuto. Oh, non ci ho pensato. Muti! Che cos'hai? Niente, niente, caro. È un fa di respirazione, lo ha detto anche il dottore. È l'ossigeno. Fa fatica ad arrivare qui, alla testa. Succede, sai? È come per i sommozzatori. Troppa anidride carbonica e troppo poco ossigeno. Allora tutto diventa meno reale, meno importante. C'è solo il mare. Sai una cosa, Alex? Io ti porto a vedere il mare. Yeah. Yeah? Yeah. Andiamo al mare, yeah. Alex. Yeah? Yeah. E c'è tuo padre al mare. Yeah. 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 Lo sai che c'è tuo padre al mare. Yeah. Andiamo a vedere il mare, Alex. Yeah. Sì. Facciamo così. Saliamo sopra un treno e partiamo. Noi due. Al mare. Da tuo padre. Come è venuto? È molto buona. E non si vedono perfettamente. Va bene. L'idea di costruire questo grande complesso mi è venuta qualche anno fa, durante un viaggio in America. Così, grazie all'entusiasmo e alla fiducia di altri tre soci che dividono con me la responsabilità finanziaria di questa fantastica impresa, il mio grande sogno è diventato realtà. L'Aquafan è un nuovo parco di divertimenti sull'acqua, il più grande d'Europa. Abbiamo già realizzato... Allora, quando glieli chiedi? Ma come faccio? Mi ha dato 3 milioni una settimana fa. Se non hai il coraggio di farlo tu, lo faccio io.
Sarebbe fatica sprecata. Stop. Senti, Harry. Ok, per me è buono, ragazzi. A questo punto. La scenografia è formidabile. Gino! Sì, cosa c'è? Grazie, arrivederci. Gino, avverti mia madre che stasera faccio tardi. Corri. Ok. Ciao, Melanie. Ciao, Ernest. Allora, come ti senti? Sei il solito megalomane. Altro che megalomane. Io ho intenzione di mandare questo spot pubblicitario in giro per le agenzie di mezza Italia e mezza Europa. E vedrai tu se non faccio 6.000 persone al giorno. Non dar retta a nessuno. Tu sei in gamba, altro che storie. E poi se facciamo 6.000 persone al giorno all'Aquafan, almeno 1.000 ne verranno al delfinario, no? Magari. Oh, ci abbiamo il commissario Ferri. E là, commissario. Ciao, Eros. Anche tu pensi che io sia un megalomane? Ma con la faccia tosta che hai. Allora, Dino, si saluta. Ciao. Ciao, Paolo. Ti piace stare qui? Sì. Eros, hanno chiamato dall'agenzia, vogliono sapere quando ci vai. Beh, digli che fra una mezz'oretta ci faccio un salto. Hai chiamato mia madre? Tutto a posto. Hai sempre alle costole quello, vero? Ti sei preso un giorno di riposo e goditelo. Il fatto è che i delinquenti non vanno mai in vacanza. Lui in galera c'è stato. La pena l'ha scontata, perciò il conto è fatto. Ma tu non la smetti mai di fare il commissario, eh? E rilassati, no? Ernesto ha ragione. Beh, ragazzi, io me ne devo andare adesso. Fatevi un tuffo. Ciao. Sì, ciao, sì. Ci vediamo ciao. Dopo, eh? Ciao, Eros. Uff, non te l'hanno passata. È mezz'ora che aspetta. Ah, è arrivato. Pronto? Hanno riattaccato. Ricordati della Sophie. Sì. Novità? Allora? Ah, quelli della Sofintour vogliono una riduzione. Sai, dopo 500 clienti. No, no, né 500 né 1000, siamo già al limite. C'è altro? Ah, quelli di Francoforte non ci stanno tutti nell'Hotel California. Ne sono rimasti fuori una decina, tutte camere singole. Dove li metto adesso? Ma cosa vi paga a fare voi due? Me lo dici? Ciao, arrangiatevi. Ernesto. Ciao. Stavo venendo da te all'agenzia. È successo qualcosa? Purtroppo sì. Sono nei casini. Melanie? Mi servono 5 milioni, me li presti? 5 milioni? E per farne che? Accidenti, tu continui a coprire i suoi debiti e lei giocherà ancora e perderà ancora. È anche colpa tua se lei non si decide a smettere. Così non potrà più farne a meno. Io ti ho chiesto un prestito, non una predica. Sì. Ernesto. Ernesto! Ma vada piano! Sei stato fortunato tu. Lo dice la Milcare. Sei morto al momento giusto. Non hai visto tutta questa porcheria che è venuta dopo. Ciao, Eros. Ciao, mamma. C'ho una fame. Adesso mangiamo. Senti, mamma, cosa fa la Milcare? Parla con la barca del babbo. No, col babbo. Oh, sì. Penso che tuo figlio sarà felice. Sì, ogni tanto ci fa due chiacchiere. Erano tanto legati col tuo povero babbo. Dopo aver fatto i partigiani insieme. Dammi una mano, dai. Sì. Oh, yeah. Senti, domani arriva Martin. Perché tu e Amilcare non venite su alla villa? Cosa c'è? Ti vergogni di noi per caso? Ma no, mamma, non è per questo. Non dire stupidaggini, è che ho una bella casa nuova. Ah, noi non dobbiamo mica travestirci da signori adesso, Io sono nata bagnina e bagnina rimango. E per la Milcare idem come sopra, tieni. Chiari e luminosi, sorridenti. E poi? E poi ha le mani più grandi che si siano mai viste. E poi? Schau mal, er hat mir einen Brief geschrieben.
Balla molto bene. E poi? Alex, e poi. Basta adesso, lo vedrai da solo com'è. Mutti. Cosa c'è? Lui è innamorato di te. C'è spettacolo stasera, eh? No, perché? Lui lo conosco, ma tu chi sei? Tamara! Cosa ci fai qui? Ci lavoro! Non si direbbe. Ernesto e l'istruttore dove sono? Sono fuori! Ma tu non dovresti stare al bar! Stasera l'acquario è chiuso! Allora aria! Dammi una mano, va? Salta su! Eccoci. Ragazzi, guardate che se vi pesco un'altra volta con la musica a tutto volume a far stancare i delfini, vi faccio buttare fuori immediatamente, chiaro? E chi è quel tipo? Il castigamatti? Ehi, ma dove vivete? Sulla luna? Quello è il padrone. Ed è anche il padrone dell'acqua fana. Quello c'ha i miliardi che gli escono dagli occhi. E chi se ne frega? Passato di sopra. I ragazzi giocano. Quando non c'è il gatto, i topi ballano. Che vuol dire? Ma dove ce l'hai la testa tu? L'hai trovata? E chi me li dava? Già preparato. Se no, cosa si amici a fare? Beh, ciao Ernesto. Ciao Eros. Grazie. Però questa è l'ultima volta, eh? Che cos'hai? Che
Che c'è, Muti? Cos'hai? Non ti senti bene? No. Non ho niente, tesoro. E ancora quella mancanza d'aria. Come i sommozzatori? Sì. Il sole italiano ti farà bene, vero? Il mare? Sì. Mi farà molto bene. È per questo che ci andiamo? Te l'ha consigliato quel dottore che voleva parlare con il mio papà? Sì, ci parleremo noi col tuo papà. E Alex? Pronto, Martin? Sono io. Ti ho svegliato? Quando arrivi? Ah, domani, bene. Viene anche tuo padre? Certo, mi vengo a prendere io, sì. No, non sono preoccupato. E tu come stai, eh? Ah, bene, bene. Lo sai che io ti sto vedendo? Davvero, sì, ti sto guardando, sei bellissima. Hai un sorriso dolcissimo. Anzi, non è un sorriso, è un mezzo sorriso. Sembri un po' arrabbiata. Lo capirai quando vieni qui. Lo capirai quando vieni qui. Sì, ciao amore. Buonanotte. Ciao, a domani. Si entra di qua. Ciao. Ciao. Ho visto la luce e ho pensato che neanche tu dormivi. Ernesto. Oh, che magnifico divano. Wow. Senti, ma Ernesto dov'è? Oh, ti preoccupi sempre per Ernesto. Dov'è Ernesto? Starà dormendo. O forse sta giocando con i suoi delfini. Non mi offri qualcosa da bere? Ma non hai già bevuto abbastanza? Dai, ho sete. Guarda se c'è qualcosa in frigorifero. Ho trovato della birra, va bene? Sì. Grazie. Io penso che hai bisogno di una donna, tu. È per questo che mi sposo. Vieni. Siedi vicino a me. Avanti. Rilassati, sei così teso. Sei stato molto bravo all'Aquafan. Ah, davvero ti è piaciuto? Sì. Sei un uomo in gamba, tu. Sì. Posso fare qualcosa per te? Oh, Eros, pensi davvero che io non sappia? Io ti sono molto grata. Sì, molto grata. E voglio dimostrare. Ma piantala! Cosa ti viene in mente? Mi vuoi ringraziare? Ma non conosci un altro modo? Ma si può sapere che razza di uomini frequenti? Se proprio ci tieni a mostrarmi la tua gratitudine. Anche se non mi devi niente, fammi un favore. Lascia perdere Ernesto. Lascialo in pace. What? Vattene, trovatene un altro. Che diritto hai di parlarmi così? Ma lo stai rovinando, piantala. Che ne sai tu di quelle che ho saputo dargli io? Al tuo Ernesto. Quando l'ho conosciuto io era un povero fallito. E tu gli avevi fatto la carità con quel baraccone da fiera. C'è gente che coi delfini si è fatto un sacco di soldi. Oh, tu sei solo capace di umiliarlo. Passava le notti sulla spiaggia a ubriacarsi con le puttane. Che ne sai della vita che gli ho dato? Io gioco, sì. E gioco perché mi piace. Comunque sta tranquillo, non faremo più debiti con te.
passare Milano. Che bici del sottopassato. Muti, dov'è il mare? Anch'io me lo sono chiesta la prima volta che sono arrivata qui. Grazie. E allora? Mi sono tenuta per un po' la curiosità. Sì, però dov'è il mare? Tra poco lo vedi. Aspetta, Alex. Oggi posso già nuotare? Sì. Senti, Muti. Luisa sa di me? No. Alex, hai visto com'è bello? Sì, è così che l'avevo pensato. Aspetta di vederlo più da vicino. Ah, finalmente ti sei deciso. Era ora. Sta calmo e ringrazio il mastino che mi ha svegliato all'alba. Il mastino? Sì, dice che devi venire all'officina stanotte. C'è il calabrese che vuole incontrarti. A me? Per che cosa? Per uno che non paga. Bisognerebbe arrostirgli un po' il night. Io ci verrei anche. Però sai con i miei precedenti. No, mi dispiace, meglio di no. No, no, non contare su di me. Da quando fai leccapiedi ti sei rammollito, eh? Ciao. Altro che se sono cambiate le cose in questi 10 anni. Vedesse com'è diventata Marina Centro. Qui da noi si nota un po' meno, ma vedrà, vedrà. Il lungomare, il porto. Ah, è cambiato... Un uomo abbraccia una ragazza. Anche Eros. Oh, lui! Lui poi è cambiato più di tutti. Ha fatto dei bei soldi. Ma si capiva, era intelligente, pratico, serio. Lo vedesse ora una macchinona. È la villa nuova, moderna, costruita apposta per lui, su in collina. Una meraviglia. E così è molto cambiato. No, è sempre lo stesso, alla mano, allegro. E poi è così generoso. Ha visto quell'operaio giù di sotto? È così, è stato in prigione, sa. Beh, l'Eros l'ha preso con sé a lavorare e l'ha mandato qui a darmi una mano, perché se hai bisogno c'è sempre l'Eros ad aiutarti, anche troppo. Ma guarda lì che ometto. E ho sentito che lo parla bene anche lui l'italiano, eh? Bravo. Beh, lui è come se lo fosse italiano. Bella Forse perché ci bastava arrivare fin qui. Ma non capisco. La pensione ce l'ha, di informazioni non ne vuole, ma che cosa starà aspettando? Tedesca, 30 anni circa. Niente male. Leggi Eros. Deve essere una di quelle che si ripassava quando faceva il bagnino. Pronto, agenzia viaggi, desidera? Buongiorno, ragazze. Ciao. Ci sono novità dall'aeroporto? No, nessuna. Ma il volo di Stoccolma è in orario o no? La signora stava aspettando te. Quale signora? Come? Hans Kruger. Buongiorno. Ha bisogno di me? Mi scusi, ma io stamattina, sa, ho avuto parecchie cose da fare, allora... Vogliamo andare nel mio ufficio? Prego, ci accomodi. Silvana, se telefono all'avvocato Piccioni, digli che mi porti subito quel contratto da firmare. Entri, entri, prego. Visto che il sole? È la prima volta che viene a Rimini, lei? Pensi che una stagione così erano anni che non l'avevamo. Si accomodi. Allora, lei lo parla l'italiano? Se no, guardi che io un po' di tedesco lo posso parlare. Sa, noi qui col nostro mestiere ce la caviamo nelle lingue. Abbiamo tanti turisti che vengono dalla Germania. Eros, non sei cambiato per niente. Sono Birgit.
Birgit! Non ti ricordi più di me? Beh, veramente così al momento non... Un'estate di 10 anni fa. Stavo quasi affogando, sei stato tu a salvarmi. Ah, Birgit! Ma certo, è vero che è stupido. Scusami, scusami tanto. Neanche tu sei cambiata. Accomodati, dai, siedi. Scusami solo un attimo. Grazie, non sono cambiata, dici tu. Sei molto gentile, ma purtroppo... Cosa c'è? Altro che se sono cambiata, invece. Dove li sistemiamo? Beh, sistemali all'Hotel Bohemia per i primi giorni. Sconto? 15%, solito sconto, sì, d'accordo. 10 anni. Certo che eravamo molto giovani allora. Come stai tu, Birgit? Ah, lo sai che sto per sposarmi? Metto la testa a posto, finalmente. Allora, cosa posso fare? Carino, è tuo figlio? Ti sei sposata anche tu, vedo. Hai solo questo? Cosa c'è? Non ti senti bene? È tuo figlio. Come? Ero, sono Davide, ti volevo parlare di quelle azioni. Scusa, ti richiamo dopo. Comunque ti aspetto stasera al night, ciao. Come hai detto? Che lui è tuo figlio, anzi nostro figlio. Oh, che cosa strana. Pensa che ero convinta che non sarei mai riuscita a dirtelo. Si chiama Alex, parla italiano. Sì, ho voluto che lui imparasse da piccolo. Ah, no, perché pensavo che un giorno... No, non ci ho mai pensato tutt'altro. Non ho mai avuto intenzione di dirtelo. Ero sicura che non te lo avrei mai detto. Ma ha detto che cosa? Questo. Noi abbiamo fatto un figlio quell'estate. Lui, Alex. Me ne sono resa conto appena tornata a Monaco. E ho deciso di tenermelo. Hai detto abbiamo fatto? Come abbiamo fatto? Ma scusa, sei stata qui un mese. Ci siamo conosciuti gli ultimi giorni, no? Prima eri stata con mezza Rimini. Scusa, non è per offenderti, ma ti ricordi anche tu l'estate come si passava allora? Sì, ma... Alex è tuo figlio. È questo che dico. Mio figlio? Ma è una pazzia. Ma come? Dopo 10 anni all'improvviso ti ripresenti qui? E pretende che io creda a una storia come questa? Eh? Una pazzia. Ma che razza di uomo sei diventato? Io vengo da te a dirti che hai un figlio. E tu mi dai della bugiarda, mi dai della pazza addirittura. Guardalo bene, questo è tuo figlio. È tuo figlio e tu lo sai. Hai visto però come ti assomiglia? Ma non lo puoi ammettere perché tu sei un vigliacco, ecco cosa sei. Sei solo un vigliacco. Visto.
Ciao, amore. Ben arrivato. E tuo padre? Non è potuto venire. Come al solito, ho avuto un impegno all'ultimo momento. Ma perché? Non ti basto io? Però gli hai parlato. No, non ancora. Volevo parlargliene qui. Ma insomma, non mi chiedi quanto rimango. Quanto rimarrai questa volta? Tanto, tanto, finché non ti stancherai. Dove hai parcheggiato? Eccoci. Hai cambiato macchina. Ma no, non è mia. È un regalo per te. Per me? Sì, ti piace? Oh, ma è magnifica! Ecco qui, io le mantengo le mie promesse. Oh, grazie. Vuole un passaggio? Ce lo prendiamo un caffè da Angiolino? Ah, volentieri. Ecco, allora, dopo il ponte, giri a destra, lo so. Brava. Guarda che io Rimini la conosco. Non sono mica una turista appena arrivata, sai? Lo so, lo so. Ha preso la mano, No, Renici. No, no, brava, complimenti. Guarda, stai attento, eh. Hai fatto una bella manovra. Buongiorno, signor Eros. Buongiorno. Ciao, Angiolino. Ciao, Eros. Lo sai Ciao, che Martina Martì. È arrivata apposta dalla Francia per gustare il tuo caffè? Proprio così. Finalmente, come stai, Martì? Mi Bene, fa piacere grazie. Vederti. Anche a me. Mi hanno detto che vi sposate, vero? Beh, fatti dire anche quando. Noi non ne sappiamo ancora niente. Ma dai. Oh, Eros, non abbiamo ancora fissato la data, ma ci sposeremo presto. Certo. Oh, scusatemi, devo salutare Sandokan. Ehi, hey, ciao, come stai? Con gran piacere. Bonjour, Sandokan, non mi riconosci? Ah, allora ci sposiamo davvero, non è una trappola. Bonjour. On va se voir souvent ici. Viendrai ici tous les jours, d'accord? Poi dalla testa termina tu parli francese? Tutto questo i miei occhi lo vedranno come prima. E se poi ti incontreranno rideranno perché allora. Signora, signora, come si sente? Meglio? Sì, grazie. Perché hai girato di qua? Grand Hotel, no? Grand Hotel? Che c'entra il Grand Hotel? Mio padre mi ha fatto riservare una stanza, è lì che mi telefonerà. Ma come? Fra un po' ci dobbiamo sposare. E tuo padre non solo non sa niente, ma ti tratta come una razzina. Hai ragione, ma che cosa c'è di male? Glielo dirò al momento opportuno. E poi se mio padre sa che ancora non dormiamo insieme, ti stima di più, come vedi, nel tuo interesse, no? Questo mi mancava. Lasciamo i bagagli e poi andiamo a trovare i tuoi. Va bene. Beh, che c'è da guardare, Gru? È un bel colore, mi piace, tu sei bravo. Non lasci il segno del pennello. Ah, ma sei in gamba. Come mai conosci così bene l'italiano? Mio padre è italiano, vive qui e io non lo conosco ancora. Sì, e poi arrivano i 7 nani. Mi lasci provare? Vabbè, prova, va.
Bella, e com'è sta favola? Lo conoscerò domani. Io e Mutti, cioè la mia mamma, siamo venuti apposta qui a Rimini. E chi è questo tuo padre? Sa come si chiama almeno? Eros Magrini, faceva il bagnino, ma ora non più. Ora è diventato uomo d'affari molto importante. Grazie. Muti, Muti, sai che ho già fatto il bagno? Bravo. Sto arrivando! Ci fai tirare il collo, eh? Ne è valso la pena? Vediamo. Zuppa inglese, Una fatta in casa. Da noi si dice fatta come fu, con uova di gallina, burro di mucca e con le mani della Sdaura. Oh, cosa le voglio dire? Tenga. Grazie. Ma quello lì è poco. Dagli di più, che così, giovane grazie. Può mangiare senza problemi. No, veramente qualche chilo di troppo. La Milcare ha ancora oggi il ricordo della fame patita in guerra. Grazie, hai ragione. Basta così. Deve essere buonissima. Ma che cosa sono le mani della... Della Sdaura? Sarebbero queste le mani della Sdaura. Che poi sarebbe la sottoscritta, me. La Re Sdaura. E ne sappiamo quanto prima. A volte con i miei ci vuole l'interprete. Allora, Re Sdaura significa reggitrice, cioè padrona. Ah, hai capito. Già, vede signorina, qui dalle nostre parti hanno sempre comandato le donne. Non c'era bisogno di dirlo. Ma piuttosto, perché continui a chiamarla signorina? È la fidanzata di tuo figlio, puoi chiamarla del nome, no? Ha ragione, mamma. Certo. Mi chiami Martin e possiamo darci del tu? Sì. Si sta bene qui. Ma certo. È meglio che al Grand Hotel, vero? Hai sentito te? Io ce l'ho sempre detto a questa testa dura. Ma perché la fai andare al Grand Hotel quando hai quella bella villa? Non sarà arredata completamente, ma c'ha tutte le comodità. Sai com'è Martina, che lui ha sempre paura di fare brutta figura con te. E cosa c'è? Perché questo silenzio? Ma rispondimi, no? Cosa ho detto? Dai, su. Qualcosa di sbagliato. Vieni a preparare il caffè. E tanto io penso alla mazza caffè. Mamma, è buonissima la zuppa inglese, sai? Davvero. Ma cosa ho detto di me? Ma niente, non ti preoccupare. Ma sta tranquilla, zia. O in albergo, in qualche modo faranno. Ma è questo. Che simpatici. Beh, questa è la mia famiglia. È una bella famiglia. Sono così veri, spontanei. A me piacciono molto. Davvero? Sì! Allora, cosa ti avevo detto, eh? Ma dove stanno andando? Sulla spiaggia? Che cos'è? Non ti piacciono i bambini? No, no, figurati, cosa ti viene in mente? Allora sei per i tuoi. Guarda che loro a me piacciono molto. Davvero, più di te. E quello sarebbe il figlio, ma chi te l'ha detto? Lui, il bambino. Sì, addio, e tu credi alle fantasie di un bambino. Ma con nome e cognome? Eros Magrini, prima bagnino, adesso uomo d'affari molto importante. Magari è vero. Davvero? Sembra allegra, spensierata, ma non deve essere per niente facile fare la ragazza male. Sì, eh? Perché non vai a consolarla tu? Tutta sola con me. E dai che col fisico che ti ritrovi, la crucca come ti vede ci rimane secca. Piantala. Guten Tag. Tag. Vuoi? No, grazie. Non mi va, grazie. All'arena Astra, il nome della roba. All'arena... Sforze, via! Alex! Alex! Capo! Va bene.
aspetta, non sempre. Arrivo io. Bravo. Povero Eros. Certo che se la francesina lo viene a sapere. È lì che viene il bello. Perché secondo me ci deve tenere parecchio quella ragazzina. Che fra l'altro è piena di soldi. Ma non dire stupidaggini. Eros non ha bisogno dei soldi di nessuno. Si fa per dire. Comunque, chi più ne ha più ne vuole. Ma la vuoi smettere di sparare sentenze, eh? Torna al bar che tra un po' viene gente. Dai, vai. Adesso se vieni qua te li presento. Mary sicuramente vuole farsi accarezzare. Dai, falle una carezza. Così. Aspetta un momento. Bravo. Ah, tu sei Birgit. E tu sei Ernesto. Ora hai capito chi sono. Ma sì, certo. Prima non t'avevo riconosciuto. Scusami, ma sono passati tanti anni. Bonnie, non te ne andare. Beh, anch'io. Non ti ho riconosciuto subito. A pensare che stavamo quasi sempre insieme con Eros, te lo ricordi? Era un'altra vita quella. Già. Ernesto, forse... tu puoi aiutarmi. Non so. Io vorrei vedere Eros. Ho bisogno di parlare con lui. Tu puoi darmi l'indirizzo di dove abita? Non voglio fargli del male. Mi credi? Sì, ma è fidanzata adesso. Seriamente. Si sta per sposare. E sono molto felice. Ma devo parlargli di una faccenda che riguarda solo lui e me. Nessun altro. Buona, Mary. Grazie. Ciao. Una rosa per la tua bellezza. Voglio anche un bacio. Andiamo. When I first saw you, that's when I knew that my heart was just for you, and your love would comfort me. Wait for the moments that we kiss, those special times of happiness, and to hold you in my arms. Love, love is what's on my mind, thinking of you all the time. Let me feel your life. Sera. Buonasera, signora. C'è Ernesto. Ernesto è proprio lì davanti. Prego. Sunshine, sunshine, I've been waiting for you to turn those clouds into blue. I believe in you, I know you're the one for me. Oh, buonasera, Martin. Buonasera. Ciao, Ernesto. Ciao, Eros. E i delfini? Beh, ma dai, sapevo di trovarti qui. Vuoi mettere la differenza fra tre delfini e questa sirena? Grazie, sei una mia. È bellissima, sembra davvero una sirena. E poi è meglio che canti, così non fa danno. Ma promesso che non giocherà più. Come? Ma non giocherà più. Ah. Gioca d'azzardo? No, perde sul sicuro. Eros. Ma sì, dai, andiamo a bere qualcosa. Sunshine, sunshine, I've been waiting for you. Ciao, lui è Davide, questo locale è suo. Oh, buonasera. Congratulazioni, è meraviglioso. E adesso che è entrata lei, il locale vale molto di più. Enzo, i signori sono nostri ospiti. Bene. Grazie, Davide. Brava, vero? Bravissimo. Hai portato in consiglio quella mia richiesta? Ah, sì, certo. Purtroppo ti sei deciso un po' tardi. Oggi non c'è nessuno disposto a vendere le azioni dell'Aquafan. Ormai sono alle stelle, lo sai. Questo vuol dire che mi lasci fuori anche questa volta.
Va bene. Auguri. Eccomi. Oh, cos'è quella faccia? Eh? Sorridi. Perché certe volte Eros mi fa proprio incazzare. Però spesso ti è utile. Sì, sì, ma in questo modo me lo fa pesare parecchio. Su, lascia perdere. Pretende di insegnarmi a vivere, lui. Dai, io ho finito per stasera. Andiamo. Dove? Indovina. Mi hai fatto venire a Lione, ti ricordi? Ma tuo padre era perennemente impegnato con le sue imprese, i suoi affari, i consigli d'amministrazione, per cui... Poi mi dici, guarda che papà verrà a Rimini. Verrà a Rimini per conoscerti. Ma lui naturalmente non viene. Dunque, ma io cosa dovrei pensare, secondo te? È più di un anno che andiamo avanti in questo modo. Sei sicura di aver detto a tuo padre che mi vuoi sposare? E poi è tanto importante avere il permesso di papà. Martin, lo sai bene che ho ragione. Questo lo devi ammettere. Birgit, cosa ci fai qui? Chi ti ha fatto entrare? Gino! Gino! È andato via! Senti, Birgit, io non so per quale ragione tu continui a perseguitarmi, ma non ne hai nessun diritto! Ti prego, ascoltami, è molto importante. Alex è solo al mondo. Io non so chi è Alex. Non c'entro niente col tuo Alex. Vuoi farmi diventare pazzo? Ma quell'estate... Eppure noi ci siamo amati quell'estate. Sì, ma era 10 anni fa. Era estate, c'era il sole. Un'altra mentalità, eravamo ragazzi. Dai, Birgit, cerca di ragionare. Non c'è mai stato niente di serio fra noi due. Lo so, e forse... anche per questo non ti ho mai detto niente. Però adesso... Adesso? Ma perché adesso? Cosa ti è saltato in mente di cercare un padre per tuo figlio? Perché di tuo figlio che si tratta. Di cercare un padre per tuo figlio 10 anni dopo. Mi fa domande. Mi ha sempre fatto domande su suo padre. Ma finché era piccolo era abbastanza facile. Adesso che sta crescendo io, non basto più, vuole te.
Ma che cosa dici? Che cosa dico? Dico che Alex è tuo figlio. E visto che adesso ne avrà bisogno, io gli ho detto che tu sei il padre, perché... perché tu sei il suo padre! Tu sei un mostro, ma sei il suo padre! Alex ha bisogno di te! Alex ha bisogno! Tu sei pazza. Tu sei pazza. Ascoltami bene. Io non voglio più sapere niente di questa storia. Non me ne frega niente. Senti, hai bisogno di soldi? Tu, tuo figlio! Quanto ti serve? Forza, sono qui! Alex non serve la beneficenza. Alex ha bisogno di suo padre. Di suo padre. Birgit. Non voglio parlare. Birgit, che ti è successo? No, vattene! Birgit, su, non fare la matta, sali. Io non voglio più vivere. Cosa dici? Non capisco. Siete dei malvagi. Accidenti, Bir, sali. Da via, uomo! Non voglio più vedere uomini. Birgit. 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 Su. Birgit. Birgit. Ah, Eros, sei tu. Accidenti, mi hai fatto prendere un colpo. E questo? Ah, ti chiedo scusa. Dovevo uscire, tu eri fuori casa, allora ho preso la macchina. Che ci andavo a piedi a Rimini. Perché l'hai fatta entrare? Chi, quella ragazza? Sì. Ma ha detto che era tua amica, perché non è vero? Perché l'hai fatta entrare? Ma non lo so, io credevo che tu... No, tu non credevi niente. Adesso ho capito che tipo sei. Sei uno di quei dritti che si venderebbe anche la madre. Senti, io faccio il custode della tua villa, mica il tuo servo. Sai cosa ti dico? Non mi piaci. Capito? Sì, ma non ti arrabbiare così. Non mi arrabbi. Ma con me hai chiuso, domani te ne vai. Non farti più vedere. Ma scusa, ma perché non ho fatto niente? Per me hai fatto anche troppo. Svuota la tua camera e porta via tutto. Ogni cosa. Non voglio fastidi dalla polizia per la tua roba. Ma sì. Vaffanculo, bagnino di merda. Non puoi capire che paura che mi hai fatto prendere. Niente da fare con Eros, vero? Sei molto gentile, Ricky. Grazie. Thank you.
Tamara, eccomi. Tamara? Tamara? E questo? Ehi là! Facci piano, attento che ti prende una sbronza. E te cosa ci fai qui? Ti piace il televisore? Quella è la mia dote, te lo regalo. Visto che dovrai tenermi un po' di tempo qui. Cosa? Quello stronzo di Eros mi ha sfrattato. Vieni, fatti un tiro, va. Certo che io e Tamara già stiamo stretti in due qua dentro. Non ti preoccupare, quando è proprio indispensabile mi assento un attimo. Luigi, mi chiama mio padre a Lione, per favore. Oui? Papà? E qu'est-ce qu'il y a de urgent? Je dois dire quelque chose d'important. Par téléphone? Oui, par téléphone. Si tu avais tenu ta promesse de venir avec moi, je te l'aurais dit de vive voix. Mais de quoi s'agit-il? De moi. Bon, et alors? Alors j'ai pris une décision, papa. Une décision importante. Je me marie. Comment? Oui, je voulais te le présenter, mais toi... Mais qui ça? Un Italien, Drimini. Il s'appelle Eros Magrini. Martine, tu n'épouseras... Comment tu as dit qu'il s'appelle? Eros Magrini. Tu n'épouseras personne, si je ne suis pas d'accord. Je ne te l'ai pas dit pour avoir ton consentement. Mais juste pour te donner une information. Tu vas rentrer immédiatement et je parle sérieusement, tu le sais. Ben moi aussi, papa. Vraiment? Oui. Ciao. Je voudrais mon avion prêt le plus tôt possible. Je dois partir pour Rimini. Je pense que c'est demain matin. Oui, oui, oui. Vous appelez le crayonnet et vous leur demandez des renseignements sur un certain Eros Magrini, un Italien de Rimini. Magrini. Eros Magrini. Martin. Non vedevo l'ora di rivederti. Mi perdoni per quello che ti ho detto ieri sera. Oh, Eros, amore, portami a casa. Voglio venire via con te. Sul serio? Sì. Siamo troppo fantasia. Arrenditi. E rifletti. Ma ci vuoi pensare a tuo figlio? Tu li devi pretendere da chi l'ha messo al mondo. È o no il padre del bambino? Shh! Non posso ricattarlo perché è il padre. Ma chi sta parlando di ricatto? Oh, tu. Ma no, io dicevo soltanto di spaventarlo un po'. Lui ci tiene tanto a sposare la francesina. Allora tu gli dici, senti, beh. O mi dai i soldi? O io il bambino lo faccio vedere a lei, eh? Ma queste cose non si fanno. Va. Non ti rendi? Allora muori. Andiamo, Gus, calma. Allora? Non ci sta. Ma un'occasione come questa, quella è una ritardata mentale! E piantala! Non esisti mica solo te al mondo, no?
Ehi, non ci staremo per caso prendendo una cotta, vero? Dai, andiamo. E piano, compito. Cosa c'è? Bambino. Ehi. Perché piangi? Voglio tornare a casa. Vuoi tornare in Germania? Perché, amore? Non è vero che ho un padre. Mi ha detto una bugia. Voglio andare a casa. Non ho detto una bugia. Dobbiamo avere pazienza. Capito? Ma tu l'hai visto? Hai potuto parlare di me? Sì. Allora perché non posso vederlo? Perché non mi vuole conoscere, non mi vuole. Che aspettiamo? Andiamo via. Hai ragione. È vero, abbiamo aspettato anche troppo. Pronto, Eros. Sono Birgit. Devi sapere la verità fino in fondo. Perché tu devi prenderti le tue responsabilità. Aspetta un momento. Aspetta un momento, prendo la comunicazione di là. Eros. Dormi, amore, dormi. Pronto, Birgit? Sei lì? Sì. Si può sapere cosa? No, stammi a sentire tu. Se ti permetti. Di cercarmi ancora. È troppo importante, devo vederti, Eros. Si tratta della mia vita e della vita di Alex, di tuo figlio. No, non mettere più in mezzo quel povero bambino. Devo, invece. E io non voglio saperne niente. Alex è tuo figlio. Mio figlio? Ma tu sei pazza. Senti, se ti permetti ancora di venirmi a scocciare o di... Tu sei una delinquente. Ma cosa? Come capiti male perché io ti denuncio, hai capito? Ti denuncio. Puoi denunciarmi. Io sto solo facendo quello che è giusto per mio figlio. Allora trovagli il vero padre e non cercare più me. Eros, pronto? Ricky, posso parlarti? Vieni. Sei per la faccenda fra te e Eros? Guarda che loro sanno tutto. Siamo come fratelli. Per cui se ti serve una mano, puoi contare su tutti e tre. Vieni. Thank you.
Ho riflettuto. Avevi ragione. Deve pagare. Mi aiuterete? Ma certo. D'accordo. Dai, vieni. Asciugati. Non sei molto cambiato dalla fotografia. E tu, mio padre? E tu sei il figlio di Birgit. E anche il tuo. Ah, ma è un'ossessione. Me l'ha detto mia madre. E tua madre si sbaglia. Dai, vieni a sederti, su. E la fotografia? Quale fotografia? Questa. C'era mia madre su quel moscone. E c'era anche tu. E c'ero anch'io. Come? Sì, c'ero anch'io. Ero dentro la pancia di mia madre. Tu non mi vedi, però già c'ero. Sei convinto? Questa non è una prova. Come ti chiami? Alex. Vedi, Alex, dopo 10 anni non si può dire se... È tutto un equivoco, è un'idea che si è messa in testa tua madre, io non so perché. Ma è pazzesco, io non sono tuo padre. Ma come si fa a parlare con un bambino? Ti ci ha mandato lei da me? Non doveva farlo, non è leale. Lei non lo sa che sono qui, sono venuto da solo. Mi dispiace per tutta la strada che hai dovuto fare per venire fin qui. Alex, non sei più tanto piccolo. Dovresti cercare di capire. Non c'è nessuna certezza che io sia tuo padre. E poi tu sei nato in Germania, sei vissuto là, io qui da un'altra parte, così lontano. Non ci conosciamo per niente noi. Tu hai i tuoi amici, io ho i miei. Io ho le mie abitudini, tu le tue. Insomma, tua madre non doveva inventarsi questa storia. Hai capito? Era meglio quando eri morto, papà. Ma è chiaro che non ci puoi rimanere, devi...
portare la tua roba da un'altra parte. Ma che c'è da dire? Sì, ma più piano, per favore. Io non ho nessuna intenzione di far andare questa storia per le lunghe. Che perché io e mio figlio ce ne vogliamo tornare in Germania. Mutti? Quindi o la faccenda si risolve in fretta oppure... Ce ne andiamo? Ancora un momento di pazienza, parliamo di cose che sono importanti anche per te. Tanto non serve a niente. Oppure io sono costretta a rinunciarci. Se devo portare la mia roba da un'altra parte, perdiamo altro tempo e... Eros e Pappa e Ciccia con la polizia. Tu devi sparire. Se no ti rimpatriano senza che siamo riusciti ancora ad alzare un dito. Shh, Gino, abbassa la voce. Ma se non lo capisce? Ma sì che capisco, non sono cretina. Soltanto volevo fare in fretta. Magari questa sera. Sì, buonanotte. Come se queste cose si facessero in 4 e 48. Un ricatto è un ricatto, ci vuole tempo. Allora ho paura che non si può fare. Birgit, scusa, ma che problema hai a cambiare posto? Se vai in un paese qui vicino, una casa un po' isolata, col telefono. Non lo so, ma no. E i soldi? Chi me li dà? Io sono rimasta con pochissimo. Ma lo potevi dire subito che era solamente per i soldi. I soldi non sono un problema. Lo trovo io un finanziatore. Parola di Gino. Tutto qui. Com'è che non dormi? Ma non ci riesco a dormire in questa casa, preferisco la mia. 7:30. Te invece com'è che vai in giro come un fantasma? Hai litigato con la Martina? Ma no. Sarà. Ma tanto giusto non mi sembri. Ti senti bene? Ma sì, sto bene, sto bene. Vuoi che ti faccia un bel bicchiere di latte caldo, eh? Dai, mamma, non sono mica un bambino, sì. Su. Dammi le carte, facciamo una bella brisca. Ah, sì. Quanto ci giochiamo? 100 lire. Dai, 100 lire, almeno 1000. No, 100 lire. Ma cosa ci fai con 100 lire? Sai, mamma, ti stavo sognando prima. Ho sognato che mi dicevi che non ero figlio del babbo, ma della Milcare. È vero? Dico, ma cosa t'ha preso? Una botta di sole? Beh, non c'era mica niente di male. Per te forse, ma per me no. Io mi sono sposata in chiesa e al tuo babbo ci ho voluto bene. Molto bene. Altro che storie. Ma dopo, quando sei rimasta sola? Insomma, con Amilcare. Com'è che non ne avete fatti dei vostri? Perché non sono venuti. A me mi sarebbe piaciuto, ma... E ti dico un'altra cosa. Se la Milker ne aveva dei suoi, io me li prendevo. Come lui ha preso te. I bambini sono bambini. C'è da volerli bene e basta. Ma tira! Non ho briscola. Giochiamo 1000 lire? Alex, ti prego. Oh, finalmente. Oh, che caldo. Sono stata stupida, ho bevuto troppo vino. Che cosa c'è? Niente. Niente, non è possibile. È da ieri che sei così. Niente. Allora vuoi dirmi che cos'hai, per piacere? Non ho niente.
discrimini, mi fa schifo. Però non sei per niente gentile a rispondermi in questo modo. È anche per te che siamo venuti a Rimini, per farti incontrare tuo padre. Non è vero. Cosa non è vero? Mi hai detto una bugia. Quale bugia? Non è mio padre. Come? Chi ti ha detto questo? L'ho visto ieri. Me l'ha detto lui. Mi ha detto che non è vero. E così tutto da solo hai deciso di parlarci e ci hai parlato? Sì. Sei stato molto coraggioso, Alex Heinemann. Però non altrettanto saggio. Perché? Perché adesso Eros è come un bambino spaventato, non accetta la verità. Non vuole affrontarla, si nasconde. Come fanno gli struzzi? Bravo! Vieni qui. Guardami. Alex. Du bist mein Sohn. Tu sei mio figlio, perciò devi credermi. Eros è tuo padre, questa è la verità. Chiaro? Sei grande. Hai visto come ti somiglia? Hai visto? Stesso naso. Stesse orecchie. A sventola.